È un dato di fatto comunque che abbiamo visto 4 DPCM in 4 settimane. È quasi un po' difficile dare torto al leader della Lega Salvini quando dice che il governo è in affanno, in confusione, che naviga a vista. Non ci voleva poi così tanto per capire che saremmo arrivati al punto in cui siamo poi puntualmente arrivati, quindi alla necessità di cominciare a fare almeno dei lockdown locali. Ah, sai, è difficile dire che Salvini non ha tutti i torti, perché io non ho mai sentito una proposta alternativa da Salvini e quindi chi non fa proposte alternative e fa politica ha sempre torto. È comodo starsene in poltrona a dire tutto sbagliato. Io credo che in una pandemia che cambia continuamente di giorno in giorno e di settimana in settimana, l'unica cosa da fare è proprio navigare a vista. Per questo io ho sempre sostenuto che è giusto lo strumento snello, agile e flessibile del DPCM, perché appena noti una variazione, tac, intervieni con un nuovo DPCM a correggere quello che hai fatto prima. Nessuno nasce imparato. Adesso possiamo agire così. A marzo non lo potevamo fare perché non avevamo la più pallida idea di che cosa fosse questo virus, non avevamo la più pallida idea di come trattare quelli che ci finivano in ospedale, non avevamo mascherine perché non le producevamo, la soluzione della mannaia, tutti chiusi in casa, era assolutamente inevitabile. Adesso non è più quella la soluzione per come la vedo io, adesso la situazione è appunto navigare a vista a seconda di cosa succede. È vero che 4 DPCM in 4 settimane sembrano tanti, ma se ne servissero, ma perché non farne pure 6? Se le condizioni cambiano in modo da costringerti a cambiare la tua strategia. Io ci sto molto attento ai dati. Il dato più terribile è sempre quello dei morti, ma è purtroppo anche il meno indicativo perché risale sempre a contagi molto risalenti nel tempo, di 15-20 giorni prima. Gli altri dati, che sono più indicativi dal punto di vista della curva, ci dicono che non siamo nella stessa situazione di un mese fa, cioè di prima del primo DPCM del 13 ottobre, perché quella curva che era partita a razzo adesso comincia ad aumentare in maniera costante e stabile ogni giorno, il che vuol dire che il numero ogni giorno, dei contagi rispetto ai tamponi è molto più costante che 20 giorni fa. Il numero dei ricoverati nei reparti Covid è stabilizzato a circa un migliaio al giorno. Oggi invece c'è stato un raddoppio delle terapie intensive che però erano molto scese, nella giornata di ieri, forse per un ritardo nei dati del weekend. Quindi bisogna anche dirlo ai cittadini, guardate che i sacrifici che stiamo facendo da un mese non è che non servono a niente, qualcosina lo stanno portando di miglioramento, bisogna darli. Anche in questo senso ha ragione Giordano quando dice che ci vogliono dati più precisi. Bisogna dire anche quanti ne escono dagli ospedali e delle terapie intensive, non solo quanti ne entrano, perché oggi il dato è che ne sono usciti 6.000. 6.000 su 21.000 ricoverati non sono pochi, quindi ogni giorno far capire anche che ne entrano tanti ma ne escono tanti è indicativo del fatto che non siamo sempre all'anno zero o alla vigilia del baratro dove moriremo tutti, ma ci sono dei piccoli spiragli che se nei prossimi giorni verranno confermati e la lettura dei dati nella media settimanale, questo ci ha detto nell'ultima settimana, ci spronano anche a rispettare le regole con qualche Ad essere speranza in più più bravi. di dare un contributo utile.